Ciao e benvenuti! Siamo sempre qui in atmosfera natalizia. Io sempre con la mia divisa, guarda che carina! E adesso, oggi proviamo a fare una torta salata che sappia di albero di Natale. Con un ripieno semplice, perché si sa che comunque a Natale a tavola ci sono mille cose, quindi mangi un po' di questo, un po' di quello, un po' di quello, un po' di quello, un po' di quello, un po' di quello. Quindi meglio andare sempre sul semplice e leggero, perché Natale non è mangiare, è stare insieme, chiacchierare, rivedersi con i parenti, così lo so, lo so. Lo so che sto dicendo un sacco di fesseria, per molti è così, per molti no, per molti a me non più. Però non perdiamoci mai di coraggio e cerchiamo di fare sempre cose carine che mettano allegria, perché l'allegria è quello che serve oggi e di questo ne abbiamo certezza. Procediamo. Albero di Natale Flash versione Merry Christmas. Innanzitutto, fondo d'olio immancabile, fuoco alle fiamme, facciamo riscaldare un po' e poi aggiungiamo del porro, tanto porro, perché il porro fa bene, fa fare tanta plin plin. E poi aggiungiamo delle verdure che avevo già cotto precedentemente, che sono le cime di rapa. Quindi le facciamo andare un po', le facciamo insaporire, dopodiché questo sarà parte del ripieno della torta salata. Naturalmente la verdura dovete strizzarla per bene perché il composto deve essere asciutto. Ve lo devo dire sempre, asciutto. Aggiungiamo anche della pancetta a cubetti. E allora abbiamo riversato il condimento sulla pasta sfoglia. Prima l'abbiamo fatto raffreddare un po', ora dobbiamo sistemarlo un po' a piramidina e poi mettiamo sopra una bella spolverata di formaggio. Ora viene la parte bella, dobbiamo mettere sopra l'altro strato di pasta sfoglia. E poi dobbiamo riuscire a realizzare la forma di albero. Qui c'è l'alberello. Questo va in forno e dovrebbe mantenere la forma. E poi una volta che è pronto lo addobbiamo in qualche modo, quindi sempre 180 gradi, un quarto d'ora, così tenetelo sempre sott'occhio perché giustamente divenne forni, potrebbe diventare un albero di Natale nero. Tu lo vuoi nero? No. E quindi lo tieni sotto controllo. E dopo 15 minuti di attesa, la torta salata albero. Solo che a guardarla così è. Allora mettiamo qualche addobbo. Vediamo cosa possiamo inventarci. Per esempio, con dei pomodorini facciamo le palline. E poi, ah, mi è venuta un'idea. E poi mi è venuta un'idea. Da me e l'albero di Natale per il momento è tutto. Se riuscite a fare questo, riuscirete a fare tante altre cose. Come potete vedere, è un'idea molto carina. Sì, vista e rivista, però ognuno la fa a modo suo.
e soprattutto porta allegria, porta buon umore ed è buona, perché è buona. La prova assaggio non la faccio perché emana un calore da ustione veramente, non so di quale grado, quindi meglio evitare. Io vi ringrazio per avermi seguito anche questa volta in questa avventura natalizia. Non mi rimane altro che, dai, numero uno, salutarvi, ringraziarvi, chiedervi se vi va di iscrivervi al canale YouTube, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che caricheremo. E poi, se volete seguirci anche su Facebook, Instagram o visitare la pagina ufficiale, basta digitare L'Orto di Rosolino. Vi ringrazio, buone feste e niente, tanti baci, gioia, felicità per quel che si può. Ciao!